La mattina del 2 maggio, alle ore 9.30, Liliana Marotta entra nell'appartamento dell'avvocato Sergio Gironi. In una mano le chiavi di casa, nell'altra la busta della spesa. Dentro il polpettone, perché ogni lunedì sera l'avvocato vuole mangiare il polpettone da 35 anni. Apre la porta, è buio, accende la luce, il letto è ancora intatto, quindi l'avvocato non ha dormito lì quella notte. La donna fa per andarsene, ma si accorge che dall'altra parte del letto spunta un bastone. Si avvicina, fa il giro, ma si accorge che non è un bastone, ma un manico. Ma non è un manico qualunque, no, è il manico di un'accetta. Il problema è che l'accetta è piantata nel cervello dell'avvocato. Panico! La donna rimane bloccata per qualche secondo. Vuole gridare, ma non riesce. Poi di colpo un tonfo, tum, il polpettone. Adesso Liliana grida. Esce di casa, scende al piano terra dove incontra il portinaio, Gianni Ongaro, e con un filo di voce gli dice: hanno ucciso l'avvocato. Il giorno dopo l'ispettore convoca la signora Liliana Marotta, la governante, per saperne di più sulla vita dell'avvocato. Ma chi è Liliana Marotta? Una delle caratteristiche dominanti della donna è l'antipatia. Non ride, non scherza, non saluta, non conosce l'ironia e l'unica volta che è stata invitata a una festa, l'invitato è morto di infarto. Ricapitolando. L'avvocato Sergio Gironi è stato ucciso la mattina del 2 maggio tra le 4 e le 6. Ci sono delle telefonate misteriose di una donna, quindi bisogna trovare questa donna. Ma l'ispettore prima vuole fare due chiacchiere con il portinaio, Gianni Ongaro. Chi è Gianni Ongaro? 54 anni, divorziato senza figli. Da giovane era un bell'uomo, poi la vita si è accanita su di lui. E da anni Gianni vive solo per Jimbo, il suo cane. Gianni da anni non parlava alla moglie, ma parlava a Jimbo. Gianni da anni non usciva con la moglie, ma da anni usciva con Jimbo. Gianni da anni non accarezzava la moglie, ma da anni accarezzava Jimbo. La moglie da anni non scopava con Gianni, ma da anni scopava con Ettore. Infatti una mattina trova una foto di un giovane con a fianco un biglietto scritto dalla moglie che diceva: vado via con lui. L'ispettore chiede se l'avvocato riceveva delle visite. Gianni va in tensione e, visto che le due menti sono collegate, anche Jimbo. Il portinaio dice che ultimamente ha visto più di una volta entrare dall'avvocato una donna, giovane, bella e mora. Anita Guarnieri è la misteriosa donna. Chi è Anita Guarnieri? Non è proprio giovanissima, ha 40 anni, però è bella, mora, ma soprattutto la sua carica sessuale è esplosiva e lei lo sa. Quando la sua ditta ha chiuso i battenti, Anita ha cercato di rientrare nel mondo del lavoro, ma non c'è riuscita. Dopo un periodo breve di indecisione, ha deciso di strusciarsi contro un palo, lap dance a domicilio. Si è fatta fare dal fratello idraulico una sorta di palo telescopico che una volta chiuso sta nel trolley. Arriva a casa tua, monta il palo e via, lo spettacolo inizia. Nella pagina home del suo sito ha scritto: Anita, oltre il pelo, porta il palo. Nel portafoglio dell'avvocato l'ispettore trova dei biglietti da visita e ce n'è uno che li incuriosisce. È plastificato, trasparente, con in mezzo un quadrifoglio e sotto la scritta «L'amore non chiude mai» e un numero di telefono. Interessante, molto interessante. L'ispettore fa quel numero, ma parte subito una segreteria telefonica. Dà ordine di farlo controllare, deve sapere a chi appartiene quel numero. E come per magia suona il telefono, è la centrale. Hanno trovato l'uomo dell'amore non chiude mai. Si chiama Orlando Bertini. Chi è Orlando Bertini? 54 anni, grasso ma con l'occhio furbo. Da giovane ha fatto di tutto. Tatuatore, stilista, lattoniere, maestro shiatsu, blogger, psicologo, arredatore di interni, ufologo, mentalista, dietologo, prete. Spacciava coca con un drone. Il
piano era perfetto, mandi un messaggio, arriva il drone, prendi la coca, infili i soldi, il drone se ne va. Il problema è che si fottevano il drone. Dunque, l'assassino ha paura e si vede, tutti quelli che sanno muoiono. Chi sarà la prossima vittima? L'ispettore chiude gli occhi, vorrebbe essere da un'altra parte, vorrebbe essere al mare, davanti a una spiaggia, ma quello che sente non è il profumo della salsedine, ma il profumo del sangue misto a polvere da sparo, la vita che incontra la morte. L'ispettore ride, perché quello è l'unico profumo che lo fa sentire vivo. Per l'ispettore, il caso è chiuso.